Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. In Ucraina ancora alta la tensione, il G7 unito contro Mosca, terrorismo presente, insidiosa la minaccia narco-insurrezionalista, Oscar trionfa, la grande bellezza. Rimane alta la tensione in Ucraina con la Russia che fa sapere di non volere una guerra con Kiev mentre avanzano le sue truppe in Crimea. Proteggiamo i russi, dice il ministro Lavrov. Il G7 unito contro Mosca condanna quella che ritiene un'aggressione e sospende la partecipazione ad attività connesse alla preparazione del G8 di giugno a Sochi. L'UE verso un vertice straordinario sulla crisi. Allarme del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, la minaccia terroristica di matrice narco-insurrezionalista è al momento la più presente e insidiosa. Per il DIS l'esperienza del recente passato non consente di ritenere superata la pericolosità del fenomeno brigatista. La grande bellezza di Paolo Sorrentino trionfa come miglior film straniero all'86esima edizione degli Academy Awards grazie a Fellini, dice il regista. Una splendida vittoria per l'Italia, afferma Napolitano. 15 anni dopo la vittoria della Vita Bella di Benigni, l'Oscar torna così nel nostro paese. Miglior film della 86esima edizione, 12 anni schiavo, di Steve McQueen. Condanna a 4 mesi di carcere e 100 euro di multa per Beppe Grillo, imputato insieme a 20 attivisti no TAV per la violazione dei sigilli della baita del movimento avvenuta nel dicembre del 2010. I PM avevano chiesto 9 mesi di carcere e 200 euro di multa. Il legale dell'ex comico aveva chiesto l'assoluzione o in subordine la derubricazione del reato. Altro crollo negli scavi archeologici di Pompei dopo i 2 cedimenti avvenuti sabato e domenica. Si tratta del muro di una bottega su via di Nola, nella Reggio Quinta. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato lo smottamento del terreno che ha provocato la caduta di parte del muro. Dobbiamo tutelare la nostra bellezza, dice il ministro Franceschini, che ha convocato una riunione urgente. L'atleta sudafricano Oscar Pistorius si è dichiarato non colpevole per l'omicidio della fidanzata Riva Steenkamp nel processo cominciato a Pretoria. Rischia fino a 25 anni di carcere. Il 27enne deve difendersi dall'accusa di aver intenzionalmente ucciso la fidanzata sparando attraverso la porta del bagno di casa sua. Ha sempre detto di aver scambiato la giovane per un ladro. Al tecnico della Juventus Antonio Conte è andata la panchina d'oro per la stagione 2012-2013. Per l'allenatore il secondo successo di fila, Conte si è aggiudicato il premio assegnato dai suoi colleghi con 26 voti.